Siamo qui con il presidente Ercolanetti. Presidente, potrebbe un po' spiegare il perché quest'anno la manifestazione è così importante? Cioè a quale edizione siamo arrivati e quali saranno le novità, se ne ci saranno? Allora, quest'anno è la 36esima edizione, anche se in effetti sarebbe la 35esima, perché nel 1997, in occasione del terremoto, non è stato fatto l'evento. È importante perché noi cerchiamo di dare sempre più importanza a questa manifestazione, ovviamente. Una manifestazione storica, bisogna lavorarci per poter arrivare a dei livelli. Noi ci stiamo lavorando molto. Ci stanno molti problemi a livello economico, a livello di gestione, a livello di potere logistico, di tutto quanto. Però stiamo arrivando a un buon livello, perciò ci accontentiamo di quello che stiamo facendo. A parere suo, qual è l'impatto che questo palio ha sull'economia cittadina? Beh, sinceramente questa manifestazione ha un impatto notevole, perché c'è un giro di persone grande nel piccolo comune che è Trevi. Considera che si parla di un giro di persone intorno alle 65-70 mila persone nel mese di ottobre, il che per una piccola realtà come il comune di Trevi è importante, perciò quello ovviamente va a incidere anche su tutti gli albergatori, i ristoratori, i negozi, tutto quanto, anche perché noi cerchiamo di fare con le taverne, con tutto quanto, si cerca di fare tutto a chilometri zero, perciò cerchiamo di dare il guadagno nel piccolo territorio che è Trevi, finché sulle quello che è possibile, ovviamente, certo. Ecco, appunto, il chilometro zero, ciò ricordiamo che è la, diciamo, pratica di valorizzare il territorio e le sue risorse. In questo senso, oltre alle attività agricole, per le manifatturiere, per l'artigianato e per le piccole attività, qual è l'impatto che avrà la manifestazione? Allora, noi magari ci differenziamo più che altro proprio sui prodotti agricoli, perché noi cerchiamo di dare visione al Sadro Nero, che è una delle preferitezze del comune di Trevi, perché poi l'olio famoso, penso in tutto l'Italia, ma direi anche da tutto il mondo, dell'olio di Trevi, e cerchiamo di puntare a dare visione a queste cose. Sull'artigianato, certo, quando... Forse un attimino sul discorso dei costumi, cioè con le persone che magari dalle sarte o i costumisti che ci aiutano a fare dei costumi, sfilate e cose varie. Non è che c'è magari qualcosa in particolare che può aiutare l'artigiano diverso dal produttore agricolo o meno. Quello là. Siamo qui con la vicepresidente della Pro Trevi, Isabella Burganti. Ci parli un po' dei prodotti agricoli e dei prodotti gastronomici della manifestazione. Allora, durante l'Ottobre Trevano verrà fatto assaggiare non solo il prodotto tipico di Trevi, che è il sedano nero, ma ci sarà la possibilità di degustare molti altri prodotti che vengono coltivati nel territorio trevano. E quindi andiamo dalla salsiccia classica, che ha un impasto completamente diverso da quello che si trova in giro in Italia, ed è a cui dedichiamo tutta una due giorni, il sabato e la domenica, sabato 15 e domenica 16 ottobre, insieme con il sedano. Sedano che poi verrà degustato non solo crudo, quindi a pinzimonio classico, ma anche cucinato. Vellutata di sedano, parmigiana di sedano e quant'altro si può fare con il sedano, anche addirittura il dolce crostata di sedano. Oltre a questi due prodotti che sono per antonomasia prodotti tipici re di Trevi, abbiamo altre produzioni locali che vanno dal tartufo, le lenticchie, lo zafferano e le lumache. Quindi prodotti che durante l'Ottobre Trevano, in particolar modo la seconda domenica durante il Gusto a Trevi, possono essere assaggiati, degustati e possono anche essere comprati direttamente dal produttore. Quindi ogni produttore avrà il proprio stand all'interno della piazza di Piazza Mazzini, dove
chiunque arriva può comprare il biglietto, può assaggiare, degustarle, se gli piace può anche poi comprare il prodotto. Ultima cosa, Trevi è anche altrettanto conosciuta per la castagna. Anche in questo caso gli diamo tutta una giornata intera, la dedichiamo alla castagna, ed è la domenica 23 ottobre, dove ci sarà la sagra della castagna, la castagnata cosiddetta, e anche in questo caso si possono mangiare sia le calde arroste appena cotte, oppure comprare le castagne crude e portarle via. Ora, diciamo che attualmente uno dei must più in voga attuali è il wellness, cioè l'abbinare la gastronomia con attività sportiva all'aperto, con anche la valorizzazione di quello che sono i paesaggi. In questo senso, la vostra manifestazione quali iniziative ha? Sono già 3 anni che la Pro Trevi, in particolare la seconda domenica durante la manifestazione del Gusta Trevi, ha associato questa sua attività ludica con la possibilità di fare una passeggiata in bicicletta. Nata inizialmente proprio come vera e propria passeggiata da sviluppare intorno ai sentieri di Trevi, è diventata con il passare degli anni una manifestazione sempre più sentita, e quest'anno rientra nel circuito della mountain bike, quindi l'ultima gara a livello regionale della mountain bike. Ci sono sentieri che annualmente vengono puliti, curati dagli organizzatori, e c'è la possibilità di fare sia un percorso lungo per chi è abituato ad andare in bicicletta e quindi lo fa a livello agonistico, che è un percorso un pochino meno complesso, più semplice per gli amatoriali. Quindi la seconda domenica è proprio dedicata non solo alla possibilità di assaggiare i nostri prodotti, ma anche alla possibilità di tenersi in forma, quindi di prendere parte a queste manifestazioni sportive. Per iscriversi? Per iscriversi le iscrizioni possono essere prese anche direttamente alla Pro Trevi, oppure nel sito Gusta Trevi Mountain Bike. Siamo ora con l'assessore al turismo del comune Trevi, l'assessore Moccoli. Assessore, potrebbe illuminarci sul perché queste manifestazioni, che ora è giunta alla 36esima edizione, anche se mi spiegava il presidente prima che è la 35esima, perché è così importante per il territorio e per la città? Ma è importante perché il territorio dà il meglio di sé in questa stagione, naturalmente. Visitare Trevi è motivo di grande bellezza e di grande piacere durante tutto l'anno, ma in ottobre in modo particolare, perché appunto la città si cala in un'ambientazione molto particolare, in un'atmosfera molto suggestiva. Ci sono questa sorta di 3 rioni che si contendono un palio molto ambito che rievoca un po' la ricostruzione della città, ed è quindi una manifestazione storica, ma anche un modo per fare comunità, per ritrovarsi tutti insieme, per abbellire la città, per degustare i prodotti tipici del territorio, che proprio in questa stagione, il sedano nero e l'olio, danno il meglio di sé. Quindi invitiamo naturalmente tutti a Trevi, perché l'ottobre è un mese speciale per noi e siamo tutti pronti ad accogliere turisti e visitatori. Chi ci potrebbe dire rapidamente in cosa consiste il palio, appunto? Ma il palio è una corsa storica, appunto, che vede 3 rioni, tre terzieri appunto chiamati, il Matigia, il Castello e il Piano, fare una corsa intorno in un circuito che sono le vecchie mura, e spingendo un enorme carro, un carro antico appunto di legno, molto pesante, e chi riesce a fare questo percorso nel minor tempo possibile naturalmente si aggiudica il palio, che quest'anno, come vedete alle nostre spalle, è stato dipinto da Aldo Salvaggio ed è, devo dire, veramente molto molto bello.